È andata mediamente bene, ho giocato un buon primo turno con un avversario abbastanza tosto e dopo aver vinto l'Europeo nel 17 e ho giocato molto bene, sono riuscito a controllare e ho vinto un buon primo match. E poi la seconda partita non sono partito bene, non riuscivo più a essere, diciamo, in controllo della situazione, quindi l'avversario ha preso più margine, più confidenza e non sono riuscito a fare lo stesso risultato. Non sono felice di come ho giocato, però c'è sempre tanto da imparare, quindi sono fiducioso. Ho superato anche dei buoni turni con avversari non facili nei vari tornei internazionali che mi stanno aiutando nella classifica mondiale, anche poi per le future Olimpiadi 2020. Ho giocato settimana scorsa ad El Salvador, ho preso medaglia di bronzo, peccato perché anche lì ero un po' teso nella semifinale, potevo vincere, ma non ci sono riuscito. E speriamo in un futuro migliore. Domani in doppio maschile con il mio compagno Giovanni Toti incontriamo una coppia forte sulla carta, i due russi, e speriamo di giocare una bella partita a un buon livello. E settimana prossima invece gioco torneo a Los Angeles, un altro ottimo torneo di altissimo livello, e speriamo di andare più avanti possibile per poter avanzare in classifica mondiale.